Raga, scrivete nei commenti che veicolo avete di Formula 1, no Formula 1 2020 o le altre F1, ma quelle di GTA 5, e sono 4, due del nuovo aggiornamento. Stefano, non ti devi appoggiare qua. Che sono la Benefactor BR8 e la D-Classe DR1 che è in saldo. Un altro veicolo in saldo vecchio, la M88, e dopo la più costosa ma è lenta, la Progen PR4. Questa qui l'abbiamo vinta, non comprata, e gli abbiamo messo appena il turbo alla Benefactor BR8. Questa è la F1 più veloce del gioco, la BR8. Ora vediamo le caratteristiche di quest'auto, BR8. La versione da corsa originale della BR8 era una macchina complicata, costruita con oltre 400 comandi separati. Richiedeva un'agilità inumana e una leva in atmosferica solo per avviare il... Oggi è la partita? Quale partita? Inter. Oggi gioca un Shakhtar. Eh? Oggi... C'è la partita? A che ora? Allora alle 21 alle 20:45. Allora, quando torno facciamo la partita. Come vedete, se ci sarà gente, c'è stato un player che sta parlando. Forse non so chi è stato, Mario Jack. Boh, vedremo. Va. No, la doccia non mi faccio mai la doccia. Ecco, questo appartamento è un po' povero, però ne abbiamo un altro che è abbastanza povero. Un altro povero perché è ricco. Vediamo, c'è Mario Jack. Hola, eccolo qui. Please. Faccio io la sicuro, se me la faccio io. Me la faccio io. Questo, ma ve lo faccio. Come è possibile? Via. Oh, è buono. Bravo. Mario Jack. Accettiamo tutti. Ma va. Dove? Ecco Mario Jack. Te stai a divertire. E ora bevo io. Lui pensava che era una brillante mano. L'ho perso. Allora è stato rimosso per aver distrutto. Ah.
for some wheels? I'm Johnny. It's on the way. Okay, I got stuff to do. Dove andate? Uno, tre. Tanto la scena è inibita. Voi che state fermi, io mi sono già preso una bella. Sorry. Every time. Stefano, un altro po', eh? Ah, ma sono diventato una palla. Insurance. I think we can do that. Oh.
fatto è che questo... Però non devi fare i compiti. Capito, capito. Raga, ecco, vedete? Lì cambia, lì.
fuori all'Android. L'Android non si può fare. Come? Ah, quindi agente verde. E agente? Agente verde.